conosco a tutti, io sono Silvia Pacens e sono una fitness influencer, quindi mi focalizzo principalmente nella mia comunicazione in ambito fitness. Cosa faccio? Essenzialmente condivido le mie routine sportive, faccio sport, qualunque sport, eccetera, condivido parte della mia vita, i miei affetti, i miei viaggi e condivido le mie emozioni. Questo soprattutto su Instagram. Io ho anche un canale YouTube dove mi focalizzo più sul dare consigli, condividere la mia vita, ma anche condividere quelli che secondo me possono essere dei tips e tricks per aiutare le persone. Quello che può sembrare un po' fine a se stesso, quindi posti foto di te stessa, posti video dove essenzialmente ci sei tu che parli da sola a una fotocamera, è vero, lo faccio assolutamente, però deve essere visto dal punto di vista di marketing come un'attività di self-branding. Ogni volta che io posto un video, non è che lo lancio, lo lascio lì e dico chi lo vedrà, lo vedrà. Mi seguono, ma purtroppo le piattaforme, soprattutto YouTube non, e anche Instagram, non dà tanta visibilità nemmeno alla gente che mi segue. Quindi io devo fare un'attività di rimando, di hype, per far sì che la gente sia invogliata ad andare a vedere i miei video. Cosa significa? Che io prima di fare un video o di postarlo devo fare tutta un'attività dove dico oh ragazzi sto filmando questo video, oh ragazzi vedrete, e fare tutte queste piccole anticipazioni in modo che la gente non veda l'ora di vedere il mio video. Io mi sono trasferita a Milano a settembre, volevo fare un video con un tour della mia casa, ho impiegato un mese a farlo perché dovevo sistemarla. In quel mese ho fatto tutte le riprese, cioè a casa mia non l'ho fatto vedere nelle stories, ho fatto tutte le riprese della mia faccia, così la gente non la vedeva più. Quel video è stato il mio video più visto, ho fatto circa 160.000 visualizzazioni in una settimana, soltanto perché io avevo rotto le scatole per un mese alla gente dicendo che prima o poi l'avrebbero visto. Quindi questa è la mia attività dal punto di vista di marketing che faccio. Però essenzialmente quello che ho scoperto è perché sono chiamata influencer. Non posso essere classificabile come influencer perché ho scoperto che quello che io dico, quello che racconto, ha effettivamente un'influenza sulle persone che mi seguono. L'episodio più eclatante è stato questo, quando io a dicembre ho deciso di tagliare i capelli, li avevo fatti nel bacino, ho tagliato 40 cm e ho donato la treccia a un'associazione che raccoglie capelli veri per fare parrucche. L'ho fatto come mio istinto personale e ho deciso, come tutto quello che faccio, ho deciso di condividerlo sui social. Da quel momento voi non avete idea di quante foto di trecce mi sono arrivate da persone che, grazie a quello che ho scritto, il video che ho fatto, quello che ho raccontato, hanno trovato la motivazione, hanno detto ma sì, perché no, lo faccio anch'io. Questo è stato proprio l'esempio più eclatante. Però in altre piccolezze sono ad esempio che io adotto a volte una terminologia un po' particolare, ad esempio chiamo il pomodorino, le chiamo caramelle, la zucca di un particolare gusto la chiamo zucca castagnosa, ho inventato un sesto gusto, il gusto terra, va bene, però tutte queste cose poi le ripeto, riproposte anche dalle persone che mi seguono, che mi taggano, mi scrivono, oh sto mangiando le caramelle, e questo per me è bellissimo, ma questo è il motivo per cui sono definita influencer. Per le aziende questo legame e questa interazione che io ho creato con le persone che mi seguono è valore. Indipendentemente dai numeri, scusate la slide orrenda, ma non avevo, che sono quasi 150.000 la cena, grazie, e 60.000 su YouTube, quello che le persone davvero, quello che le aziende davvero interessa è proprio questo legame che io ho creato con le persone che mi seguono, e quindi sono diventata un po' preda di tantissimi
brand che hanno deciso di collaborare o hanno collaborato con me in questi anni. Sono brand ambassador di Adidas, l'unica influencer, ora è arrivata anche Paola Turani, quindi ora siamo in due, però io sono molto più sul mondo fitness. E diciamo che Adidas ha proprio voluto creare un rapporto molto stretto solo con me per far sì che io diventassi associata al brand. Cioè praticamente chi mi segue, a parte oggi, mi vede vestita Adidas dalla mattina alla sera, anche quando vado a dormire. Quindi essenzialmente Adidas è riuscita ad entrare talmente tanto dentro il mio personaggio che ormai le persone, quando vedono Adidas, e ovviamente mi devono seguire, vedono me. Quindi cosa succede? Che quando sono in un negozio, quando i miei followers si trovano in un negozio e hanno davanti Nike, Adidas, saranno molto più predisposte ad andare verso Adidas piuttosto che Nike. Perché? Perché hanno stretto un legame con me e indirettamente anche con il brand. E questo per le aziende è quello che davvero interessa e quello che vogliono fare. Poi ho fatto anche delle collaborazioni, più magari One Spot con, e ho fatto delle campagne digital con L'Oreal, Smash, Books Sector, però diciamo come attività di testimonial. Quindi io, quindi io mi trovo in mezzo a due fuochi. Mi trovo da una parte i miei followers e da una parte le aziende. Le aziende vogliono utilizzare me come mezzo per raggiungere i miei followers, però diciamo che ai miei followers dei prodotti delle aziende che vi racconto io interessa perché gli interesso io come personaggio. Quindi io, qual è il mio lavoro? Perché la mia difficoltà è riuscire tramite le mie piattaforme, Instagram, YouTube, ad unire e a creare dei contenuti che soddisfino entrambe le parti, perché a me interessano i miei followers perché sono loro ed è grazie a loro che io oggi sono qui, che ho questi numeri. Però loro non mi danno da mangiare, non mi pagano, sono le aziende. Però nel momento in cui io do troppo spazio alle aziende, tanti che mi fanno questi mi dicono marchettara. E quindi io devo trovare un equilibrio e al fine di riuscire a mantenere la mia integrità e non perdere di reputazione. Negli anni, da quando si è cominciato ad utilizzare l'influencer e i social come mezzo di comunicazione, cioè da parte delle aziende, c'è stata un'evoluzione che è anche andata di pari passo con l'evoluzione che ha avuto Instagram, soprattutto come piattaforma. Il mezzo di comunicazione con influencer è stato il product placement. Ecco, questi sono due esempi di product placement, solo che questo è completamente prodotto. Cioè io ho foto col prodotto in mano, non questa la foto l'ho fatta per questa presentazione, non ho mai pubblicato una foto del genere, e un video invece che pubblicherei, anzi questo lo pubblicherò breve, è questo, che è un, cosa faccio io? Mostro l'utilizzo del prodotto e do un senso, do un motivo per il quale le persone dovrebbero acquistare quel prodotto, piuttosto che dire ehi ciao guarda quel prodotto, compralo. E questo, nonostante sia sempre product placement, io ho dato libero sfogo alla mia creatività, e quindi questa è la parte bella del mio lavoro, anche avere la possibilità di essere libera, decidere cosa e come comunicare. Solo che questa libertà molto spesso le aziende non me la permettono, perché soprattutto quelle che sono un pochino non al basso con i social, comunque il mondo di influencer, e che arrivano e dicono io voglio fare digital, io voglio usare i social, però non si adattano, non si fidano, spesso mi danno dei brief dicendo devi fare la foto con il prodotto in mano. Io dico guarda, non funziona sui miei social, sul mio profilo, magari su quelli altri sì, ma sul mio no. E allora lì inizia una guerra infinita di cosa posso fare, cosa non posso fare, e molto spesso io, siccome tengo di più al mio profilo che rimanga
magari siano molto interessanti, però ho deciso che, cioè, ho conseguito questa linea di pensiero che io preferisco non perdere la credibilità. Quindi, product placement diciamo che è proprio la forma base. Negli anni ci si è spostati verso un altro approccio che è per me molto più interessante, che è il content creation. Io pensavo che si fosse raggiunto la soluzione in termini di content creation quando ho visto che cosa succede. Le aziende scelgono un influencer e gli fanno fare da testimonial per una campagna digital sui profili, sia da condividere poi sul profilo di influencer che sui profili dell'azienda stessa. Quindi l'influencer viene preso come e messo in una location, in uno script, con tutto il trucco parrucco fatto dall'azienda e basta. Diciamo che cosa succede? Una cosa che caratterizza l'influencer è il fatto che ha una sua personalità. In questo modo, sì, tutto il video viene creato intorno a questo personaggio, però comunque rimane nascosto dietro poi quello che vuole trasmettere l'azienda. E questo è un esempio, primo video. E questo essenzialmente è una, no, sono il primo. Questa è una campagna social che ho fatto con Smashbox, quindi sempre un prodotto beauty, insieme a Lila Lotta, Masterchef. E questa è la seconda parte, quindi ci sono anch'io, quindi seconda, testa, eccetera. Questo è stato fatto tutto da Smashbox. Io pensavo che questo fosse fantastico. La persona, cioè, l'apprezzano perché comunque ti vedono come un personaggio in una campagna e ti vedono, apprezzano il tuo lavoro. Quindi questo è stato apprezzato dalle persone. Ma insieme a L'Oreal abbiamo studiato un nuovo approccio come content creation, che è Silvia. Ti diamo un brief, nel senso, mostra come si applica il prodotto, mostra che non ha determinate caratteristiche, però divertiti, fallo tu, usa il tuo mezzo di comunicazione, i tuoi video, eccetera. Poi io cosa ho fatto? Io li ho fatti tutti, poi glielo ho mandati e loro l'hanno caricato, insomma, modificato secondo questo formato. Non pensavo, ma il profilo business dà la possibilità di guardare i dati statistici dei due post. Allora, premetto che questo, che è quello di L'Oreal, è stato pubblicato 2 settimane dopo quello di Smashbox. Nonostante la differenza di like, la differenza è palese nelle interactions, cioè il primo video 118. Ma nel secondo 1068, senza contare la reach, che in 2 settimane in meno, la reach è il numero di account unici che è stato raggiunto dal profilo, che hanno visualizzato il video, sono superiori di 45.000 rispetto a 37.000. Quindi quello che faccio in realtà è studiarmi anch'io questi dati. Cioè, non avendo un background di marketing, non è che sono l'influencer, non so, che posta la foto a caso e fa cose a caso. Diciamo che grazie alle mie conoscenze prendo questi dati e dico: ah, allora cosa funziona? Funziona la creatività. La creatività, io ho partecipato recentemente a un evento di Mercedes. E parte del mio lavoro è anche fare quella che si può chiamare experience marketing. Quindi cosa faccio? Io, come rappresentante dei miei followers, partecipo agli eventi e condivido l'esperienza in modo che le persone vedano il tutto attraverso i miei occhi, perché non è che possono partecipare tutti. Comunque, creatività. Mi è stata richiesta una foto insieme alla macchina. Già io ve l'ho detto, non mi piace fare product placement, eccetera, quindi crisi totale, cosa faccio? Allora, potevo fare, come ha fatto una mia collega, una foto così, perfetta. Lei, il sorriso, il simbolo Mercedes che si vede, e anche una, forse in inglese, quindi molto una frase.
basic che non dice niente. Però io ve l'ho detto, non sono così, cioè mi piace comunicare secondo quella che sono, io ho un filo fitness, quindi già con le macchine non ci vediamo nulla. Allora ho detto, boh, per fare sta foto mi lancio. Sono salita sopra la macchina, sono entrata nel bagagliaio, scendendo mi sono appesa a scimmia e poi ho deciso anche di fare una verticale. Questo ai miei followers è piaciuto, al brand è piaciuto, perché ovviamente questi sono contenuti approvati, nonostante non si veda il brand, la marchetta così. Quindi Mercedes è un brand che ha capito come funzionano i social, e io ho anche scritto una caption del tipo, ah cavolo, si guida così una macchina, cioè neanche a dire, no, neanche a dire nulla, non è così che si guida una macchina. E quindi è anche stata in grado di adattarsi al mio metodo di comunicazione e non stravolgermi, e questo è davvero una difficoltà assurda quando si lavora, perché le aziende vogliono stravolgerti, non capiscono che ti devono lasciare fare, perché io ho creato il mio pubblico, quindi sono io che conosco le mie persone, come chiamo io. Quindi, cosa vedo nel futuro? Per tanto la domanda io non la so, grazie. Ma farai l'influenza nella vita? Non lo so. Allora, finché dura, dura e vado. E finché tiro, tiro. Poi ovviamente arriverà qualcuna più giovane di me, più di me, più tutto di me, quindi che mi sposterà e grazie sono io, bene. Quindi, cosa sto facendo in questo momento? Sto utilizzando quelle conoscenze che mi sto creando, comunque come avete visto, di contatti che mi sto creando, e con la bellezza di tutto questo è che io, essendo in uno specifico settore, riesco, e parlando con le persone e ascoltandole, io riesco a vedere delle nicchie, e purtroppo ancora non ve lo posso dire, ma ho trovato una nicchia di mercato, un prodotto che ancora non, ovviamente c'è, non è diventato nulla, però qualcosa che è ancora un po'... E quindi non si sa bene, insomma, ho trovato un prodotto da brandizzare con il mio nome, che presto, speriamo, farò uscire insieme a un'azienda, ovviamente mi devo appoggiare qualcuno come fornitore perché non l'ho fatto da sola. E secondo me questo è il futuro, perché insomma con i social si può andare avanti, però diciamo che... ho studiato 5 anni di università,